La controcopertina firmata da Fabio Di Bernardo ci introduce in questa puntata di Screenshot, zona gialla, ma non per tutti. Lo avete visto anche da queste immagini, la gente può tornare liberamente a passeggiare nonostante ci sia comunque in vigore il coprifuoco, nonostante ci siano delle restrizioni almeno per quanto riguarda i ristoranti che rimarranno, potranno riaprire, ma fino alle 18, ma chi resterà chiuso e chi finora è sempre quasi rimasto perennemente chiuso in questi mesi, sia nella prima pandemia sia nella seconda ondata, ovvero sono le scuole, cinema, palestre e poi ci sono anche le piscine e i teatri. Insomma, un mondo variegato, quello che stiamo conoscendo, regole che non sembrano non essere uguali per tutte. Prima di tutto iniziamo quindi con la scuola in questa puntata. 345-99-56-897, vi ricordo il numero di telefono per poterci mandare messaggi anche attraverso i nostri social, attraverso Facebook. E allora, dicevo, la scuola, abbiamo con noi in collegamento Giovanni Duca, che è portavoce della priorità alla scuola, PAS, esattamente questo è l'acronimo. Uno dei genitori, insomma, che di questi tempi deve convivere con la didattica a distanza, genitori appunto, soprattutto per le scuole, lo ricordiamo, delle scuole superiori, almeno fino al 31 gennaio qua in Friuli Venezia Giulia. Buonasera Duca. Buonasera a tutti. Com'è convivere con questa didattica a distanza per i ragazzi delle superiori? Immagino che ce ne siano tanti nel vostro movimento, i genitori che devono avere a che fare. Ma il nostro movimento, è per chi ci conosce, siamo nati a marzo, e le prime mosse importanti sono state fatte a giugno con una manifestazione di piazza fatta a Udine, dopodiché qui parliamo ovviamente di PAS locale, quindi non PAS nazionale, che è stata già molto forte da marzo, e non abbiamo mai avuto un boom così forte di rabbia e di persone che ci avvicinano come è successo da 15 giorni a questa parte, nel senso che sì, già non è stata una sorpresa al 100%. Si annusava l'ipotesi di questo balletto, chiamiamolo così, in cui fino all'ultimo si dice tutto a posto, tutto è tranquilli, si torna in presenza e poi a due giorni dalla scadenza arriva la doccia fredda. Quindi voi avete ricevuto varie rassicurazioni all'inizio che tutto sarebbe ricominciato, per poi, insomma, da quello che riesco a capire, per poi trovarvi la mara sorpresa pochi giorni dopo Natale, un bel regalo, no, insomma, per il 2021. È così da marzo, insomma, a marzo ci avevano detto che siamo rientrati prima o poi, già parliamo di elementari e medie prima possibile, e poi si è scoperto che si sarebbe arrivati a settembre. Ad agosto siamo andati in ferie sereni, che ci siamo anche sentiti, quindi conoscete la posizione, in cui ci hanno detto sistemiamo tutto a settembre, tutti in sicurezza in presenza, poi in realtà erano solo parole, a ottobre di nuovo i ragazzi del superiore erano a casa. E adesso sì, non è una questione di contrapposizione politica, ci mancherebbe, noi non siamo di parte, noi siamo qua per discutere di scuola e siamo nati per parlare di scuola e non abbiamo nessuna intenzione di metterci in un fronte o nell'altro, ma è chiaro che a tutti i livelli, sia a livello nazionale che a livello regionale, la metodologia è sempre la stessa. Rassicurazioni sul lungo termine, avvicinandosi ai termini siamo quasi pronti e poi due o tre giorni prima, se non il giorno, la sera stessa, scopriamo che o è cambiato colore, quello vabbè, pazienza, se questo è il metodo non è che ci si possa fare molto, ma delle ordinanze urgenti che nascono esclusivamente sulla scuola, come ha fatto anche il governo, perché anche il governo ha cambiato idea dal 7 all'11, come se non fosse prevedibile che era necessario attendere la colorazione delle regioni per organizzare qualsiasi tipo di attività, si cambia idea e si ribalta la frittata all'ultimo secondo. Qua in regione la cosa scotta di più, perché parliamo di una scelta fatta su un tempo anche molto più lungo. Vi sentite traditi un po' allora dalla giunta regionale come genitori? Ma onestamente non si può non notare che su alcuni altri settori si è scesi in piazza a discutere, a parteggiare per chi stava manifestando contro le scelte del governo, e in questo caso si è preceduto il governo su una forma più restrittiva. Questo penso che sia oggettivo, non possono considerarci politicizzati se sottolineiamo un aspetto di questo tipo. E ci aspettiamo sicuramente a questo punto che qualsiasi cosa accada, noi speriamo ovviamente di riuscire a vincere
un minimo di braccio di ferro cercando di anticipare il riavvio prima della fine del mese, perché è questo quello che vogliamo, non ci sono discussioni, che almeno definiscano adesso e non al 29 di gennaio quali sono le condizioni per cui le scuole possono aprire. Perché, quindi chiederete un incontro? Ma certamente è già stato richiesto dai nostri rappresentanti di Trieste e adesso a breve penso che ci daranno una risposta. Ma il problema non è incontrare noi, è che bisogna dire pubblicamente quali sono i criteri per aprire o chiudere. Si è deciso di definire i colori in base all'RT e perché non possiamo definire delle regole pratiche che siano dimostrabili agli occhi di tutti da subito su quali sono i criteri con cui si apriranno le scuole. Però c'era un problema oggettivo. C'era un problema oggettivo sugli assembramenti davanti agli scuolabus? C'era o non c'era? È nato ieri? Perché la domanda che ci stiamo ponendo noi è, ci siamo accorti che c'erano assembramenti davanti agli autobus il 5 o il 4 di gennaio? E in ogni caso gli assembramenti ci sono ovunque, avete fatto una copertina spettacolare da questo punto di vista. Stiamo dicendo che i dirigenti dovrebbero scendere nei marciapiedi o ci deve essere un vigile che va ad allargare le distanze che ci sono tra i giovani, e perché non lo stiamo facendo dappertutto? Vedremo. Il problema, ripeto, non è una lotta dei poveri, assolutamente, stiamo chiedendo soltanto uniformità. Perché ci sono dei settori in cui si è trovato una forma, un DPCM, dei criteri logici per far riaprire con dei numeri ridotti, con dei tempi ridotti, con delle modalità che permettano di far sopravvivere qualcosa di quell'attività, e ci sono altre che sono totalmente chiuse al 100%? Insomma, perché? È più facile sacrificare i ragazzi piuttosto che i saldi, mi verrebbe da dire. Viene facile a seconda di quello che dice lei, Viene facile da pensare, penso che sia difficile discostarci da un pensiero di questo tipo. Senta, ci stanno scrivendo anche altre persone, qualcuno ricorda insomma che non ci sono anche scuole, palestre e piscine, ma ci sono anche in questo momento a soffrire centri di benessere chiusi dal 24 di, almeno ci scrive questa imprenditrice, dal 24 di ottobre, nessuno non parla, nessun ristoro, nessuna possibilità di lavorare. Scriveteci insomma se avete anche qualche difficoltà, insomma, se non in questo periodo avete avuto difficoltà a lavorare, che sia zona arancione o zona rossa, e oltretutto adesso c'è questa zona gialla che dovrebbe riconsentire a qualcuno di tornare a lavorare. E adesso è sparito un momento l'immagine, però vi faccio vedere se è possibile, eccoci qua, l'immagine della Repubblica appena battuta in questo momento, l'ira della Azzolina sui rinvii delle regioni, il PD ci ha preso in giro, una dura presa di posizione da parte del ministro all'istruzione, questo dice Repubblica, a ripartire l'11 gennaio con il 50% di lezioni in presenza saranno solo le scuole superiori di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Toscana. Le altre regioni, a partire dal Lazio, hanno quasi tutto infranto la decisione presa lunedì scorso in Consiglio dei Ministri. Praticamente è una minoranza quella che ricomincerà l'11 gennaio. La decisione è proprio presa proprio in questi minuti. Non c'è solo Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma ci sono anche altre regioni che hanno deciso di rinviare le lezioni, o meglio, la scuola in presenza a partire da febbraio. Insomma, si è allargato a macchia di leopardo. Ho visto, Duca, che non è solo Friuli Venezia Giulia, ma ci sono tantissime altre regioni. Assolutamente, noi siamo stati solo i più veloci e tutti quanti, quando hanno cominciato a vedere che Federica e Zaia hanno cominciato a parlare di non aprire nei termini prescritti, hanno cominciato a pensare che sarebbe accaduto dappertutto, e così è stato. Sono costantemente in contatto con i rappresentanti di PAS delle altre regioni, e questo era, non dico dato per scontato, ma siamo abituati a trovarci in questa condizione. E la cosa sta diventando tragica, sembra che ci siano delle zone covid free e altre che sono totalmente covid a prescindere prima ancora di aprire. Questo non ha più senso, non ha più senso, anche perché i ragazzi hanno perso centinaia di giornate di istruzione in presenza, e si continua a guardare la DAD come la soluzione quando sappiamo che la percentuale di abbandoni degli studenti a scuola sta diventando altissima.
senza contare tutti i problemi psicologici che si trasciranno dietro. Sì. Non è una questione di principio. Duca, prima di farle l'ultimissima domanda, brevemente, le faccio vedere un servizio di una manifestazione che si è svolta pochi minuti fa, si è conclusa pochi minuti fa a Trieste da parte dei genitori, e sentite anche le parole di Federica prese questa mattina. In piazza per chiedere al governatore Massimiliano Fedriga un passo indietro e di aprire le scuole il prima possibile, anche con delle presenze in forma ridotta. Un centinaio di genitori si è radunato questa sera a Trieste sotto il palazzo della regione per protestare contro il rinvio della riapertura delle superiori al 1 febbraio, una scelta che definiscono non accettabile e soprattutto hanno il timore che i ragazzi in quest'anno scolastico non ritornino mai più tra i banchi. I nostri giovani si stanno spegnendo, hanno spiegato Silvia Fantinel con Arianna Magrini, le due ispiratrici della protesta, e le scuole sono sicure visto che dai dati del ministero i focolai si sono registrati solamente nel 2% dei casi. Non vogliamo fare una guerra tra poveri parlando di zone gialle e di locali aperti. Diciamo solo che il futuro dei nostri ragazzi deve essere la priorità, così come la scuola. Domani il comitato priorità la scuola scenderà di nuovo in piazza a Trieste, mentre il presidente della regione ha spiegato di nuovo il motivo del rinvio. Penso che finire il quadrimestre con didattica a distanza sia una scelta di precauzione e di responsabilità, sapendo le difficoltà che stanno vivendo i ragazzi nel mondo della scuola. Devo dire altrettanto che mi sembra che la gran parte del mondo della scuola sia stata consapevole e favorevole a questa decisione. Dai presidi, ai docenti, ai ragazzi, la gran parte dei ragazzi sono favorevoli. È chiaro che c'è una parte altrettanto legittimamente che rivendica un ritorno in presenza. Quello che chiedo è di avere la pazienza, perché quello che dobbiamo tutelare è la salute dei ragazzi, la salute dei docenti e la salute delle famiglie. E in un momento in cui la pandemia è molto diffusa ancora nel nostro paese, è molto ancora diffusa in Friuli Venezia Giulia, non possiamo permetterci passi falsi. E oltretutto aprire la scuola per magari doverla richiudere dopo poche settimane, penso sarebbe un danno ancora più grave. Una scelta di responsabilità l'ha chiamata così il governatore Duca. Cosa ne pensa? Ma se bisogna fare scelte di responsabilità perché la situazione è grave, non ti fermi a chiudere la scuola che è già chiusa. Quindi questo per me non è una motivazione accettabile. Allora vuol dire che stringi dappertutto. Se dobbiamo fare una scelta responsabile perché la situazione è molto grave, chiediamo al governo di metterci in zona arancione rossa. Altrimenti, se il problema non c'è o è relativo, facciamo qualcosa perché possano rientrare gli studenti a scuola e magari stringiamo la corda anche in altri settori, qualcosina, non si parla di grandi cose. Io sinceramente la cosa che mi lascia più perplesso non è tanto le regole che vengono messe, ma soprattutto la mancanza totale dei controlli. Forse se cominciassimo a riportare la protezione civile con i megafoni a dire alla gente di stare attenta e mettere i vigili urbani a far tenere distanza reale all'interno dei negozi, dei controlli puntuali e non a campione alla sera quando devono chiudere i bar e basta, probabilmente diventerebbero più efficaci le norme e si potrebbe tornare a scuola senza avere gli RT che abbiamo avuto fino a qualche settimana fa. Perfetto, grazie Duca e in bocca al lupo, buona serata. Grazie mille a voi. Pubblicità. Nuovamente in onda con screenshot dal mondo della scuola che si sente penalizzato nonostante ci sia una zona gialla. Lo ricordiamo, i ragazzi delle superiori devono invece restare a casa con la DAD, la didattica a distanza. Ci sono altri due mondi, quello delle palestre e degli sport e quello dei cinema e qui degli spettacoli, che altrettanto non possono aprire. Allora abbiamo con noi Sabrina Baraccetti, presidente Centro Espressioni Cinematografiche. Buonasera. Buonasera a voi. E poi c'è Roberto Bolelli del Comitato Io Vivo di Sport Friuli Venezia Giulia. Buonasera a voi, buonasera. Benissimo, allora io inizierei da Baraccetti, che mi spiega un po' come state vivendo questi due periodi per voi, possiamo dire, di lockdown ormai da marzo. No, infatti siamo uno dei settori più fortemente penalizzati, perché appunto nonostante avessimo adottato tutte le misure richieste per la sicurezza, infatti i cinema ancora nel primo lockdown erano decisamente dei posti sicuri dove comunque il pubblico avrebbe potuto trovare la propria certezza di sicurezza. Nonostante questo, appunto, come sappiamo, cinema e teatri sono stati chiusi, per cui noi viviamo in maniera molto drammatica la situazione, ma devo dire che comunque ci siamo adoperati per cercare delle altre vie
per poter continuare la nostra proposta culturale. Per cui è anche vero che durante questo lockdown le distanze tra quella che è la proposta all'interno di una sala cinematografica e quella che è la proposta invece online si sono accorciate, per cui abbiamo dovuto confrontarci, cosa che avremmo dovuto fare sicuramente in futuro, con quella che è il mondo di internet. Ok, in tutti questi anni è stato lo spauracchio per tutti coloro che gestivano delle sale cinematografiche. Per cui ci siamo confrontati con questo universo, abbiamo deciso di rendere ad esempio il visionario che siamo riusciti dopo circa più di 15 anni a rendere perfetto, nel senso che abbiamo creato due nuove sale cinematografiche e quindi in questo momento il visionario ha 5 schermi. E siamo riusciti a proporre questa struttura con queste caratteristiche soltanto per un mese, perché abbiamo aperto il 26 settembre per chiudere il 26 ottobre. E ci siamo spostati sull'online, quindi abbiamo creato questa dimensione del visionario virtuale, che significa che abbiamo cercato di simulare l'esperienza cinematografica attraverso un mezzo che per noi era abbastanza sconosciuto come quello della rete, e abbiamo creato una proposta per tutti coloro che hanno un computer e possono collegarsi appunto alla dimensione digitale. Fin In quando questo modo la connessione c'è, mi verrebbe da dire, Baracetti, perché siamo in un paese è in cui la vero. connessione va e viene, purtroppo. Mi annuisce infatti dall'altra parte Bolelli che dice, vabbè, noi facciamo attività fisica, di sport non si vive online, immaginiamo, anzi è il controsport alla fine. Sì, senza ombra di dubbio, anche noi come attività abbiamo tentato di ricondizionarci, o meglio ancora di affrontare il problema organizzando questi corsi online, però la situazione è che le persone stesse hanno bisogno di socializzare. Infatti il problema dei nostri centri è un problema che sicuramente è importante ed è grosso, ma io vorrei dire anche, senza nulla togliere agli altri, forse ancora più grosso perché coinvolge specificatamente vastissimi, una quantità di persone incredibile. Stiamo parlando quasi di 20 milioni di persone che frequentano i centri fitness in Italia. Quindi il ragionamento è che noi andiamo ad agire sulla salute. Salute di carattere psicofisico e che fondamentalmente in questo periodo, con questo perdurare del lockdown, ci è stato impossibilitato, siamo stati impossibilitati di poter proporre ai nostri frequentanti. E questo ha causato poi tutta una serie di altri problemi. Guardi, le dico solamente questo: non più tardi di 2 giorni fa ho ricevuto una telefonata da un ragazzo che frequenta il nostro centro, il quale è affetto da sclerosi multipla e, essendo trattato da noi, diciamo così, già da molto tempo, già da molti anni, e con il fatto che è rimasto completamente fermo, ha visto ulteriormente aggravarsi la sua condizione. Certo, questo potrebbe essere considerato un caso limite, ma tanto limite non lo è perché abbiamo, e basta vedere i dati ufficiali, c'è stato un aumento del 35% di vendita di psicofarmaci. E se voi date un'occhiata alle TV normalmente, vedrete che adesso c'è un proliferare di tentativi di vendita di situazioni, diciamo, di pseudomedicinali che servono per tranquillizzare le persone. Sì, Ecco, questo questo è un tema è un altro problema. gigantesco. Purtroppo l'abbiamo affrontato anche nella prima parte, insomma, dal punto di vista psicologico colpisce anche i ragazzi, stando a casa tutto il giorno. Io chiedo a entrambi, la nostra puntata si chiama Zona Gialla, ma non per tutti, e a entrambi chiedo se è zona gialla dovrebbe essere per tutti alla fine. E Guardi, perché voi no? Chiedo prima a Baracetti e poi a Bolelli, perché voi no alla fine? Perché avete comunque speso i vostri soldi, avete investito per creare i vostri locali in sicurezza. Cosa è mancato alla fine? Perché siete meno sicuri dei negozi dove adesso in questo momento, per esempio, si fanno i saldi ed è attesa magari la corsa anche domani, che ricordiamo siamo in zona arancione? ma guarda, io posso dirti semplicemente che comunque anche cinema permette una salute psicofisica, senza nulla togliere alle palestre che sono importantissime. Io dico che abbiamo investito tantissimo
Noi in particolare in quest'anno, perché è capitato proprio durante appunto il 2020 che riuscissimo a portare a termine un lavoro mastodontico sulla struttura del visionario, che appunto da 3 schermi è passata a 5 schermi, ma dico che forse le ragioni sono legate ad una strategia prettamente economica che hanno portato appunto a chiudere realtà come quelle del teatro e del cinema. Una cosa è veramente incredibile il fatto che si pensi di aiutare queste realtà del cinema tenendole chiuse, sarebbe stato molto più opportuno, dal mio punto di vista, cercare di aiutarle tenendole aperte, cioè nonostante comunque ci sarebbe stato comunque un flusso inferiore di spettatori, perché ovviamente le persone sono impaurite, ma non ha senso proprio tenere chiuse queste strutture perché significa danneggiarle per sempre. Chiedo a Bolelli la stessa cosa, alla fine zona gialla ma non per tutti, e voi Beh, avete io anche dico voi investito. solamente che questo è il frutto di un malgoverno, ma a me dispiace molto, diciamo così, essere molto diretto sulla questione, ma questo è il frutto di due cose fondamentali. Uno, capacità di non prendere delle responsabilità. Due, cosa ancora più importante, la mancanza o la capacità di sapere effettivamente affrontare certe situazioni. Le faccio un esempio semplicissimo. Noi ci siamo trovati il 25 di ottobre a chiudere dopo che ci è stato imposto per legge tutta una serie di adempimenti ai quali la gran parte, per non dire quasi tutte le palestre che sono stati oggetto di controllo da parte degli organi ispettivi, e non c'è stato alcun tipo di rilievo. Quindi a questo punto io mi chiedo, non è mai emersa quella che è come si può dire, la motivazione scientifica che ha portato alla chiusura, così come a questo punto noi ci troviamo nella situazione in cui non abbiamo possibilità di neanche sapere che cosa faremo domani. E attenzione, i centri fitness, a differenza di tanti altri e strutture, non si mettono in moto da un giorno all'altro. Chi ha per esempio una piscina deve affrontare dei problemi grandissimi di sanificazione, di manutenzione, eccetera, eccetera. Quindi il ragionamento è: di fronte a un governo completamente inefficace nell'affrontare questo tipo di problema, io mi chiedo effettivamente che cosa noi potremmo fare. Noi siamo andati in piazza, noi facciamo manifestazioni. Io vivo di sport, ho fatto una cosa bellissima poco tempo fa a livello regionale, tentando di dare diciamo così, un rilievo positivo a un nostro problema, organizzando una 12 ore via web aperta a tutte le persone. Però qui noi non abbiamo risposte, non abbiamo nessun criterio scientifico che stabilisca le Sì. Vuoi motivazioni per le quali si va a chiudere o ad aprire un centro, e non abbiamo nessuna capacità di sapere quale sarà il nostro domani. non avete avuto risposta di fronte a queste vostre manifestazioni? Risposte ne avrete, Baraccetti, secondo lei? Lei ha una data di massima in cui gli spettacoli potrebbero riaprire da questo punto di vista, i cinema? Esiste, oppure no? No, purtroppo non esiste, ci sono tantissime altre preoccupazioni e problematiche legate al fatto che manca anche il prodotto, cioè nel senso che le case di distribuzione in Italia hanno paura a portare sul mercato dei titoli che magari in questo momento, vista la situazione, non potrebbero fruttare quanto dovrebbero fruttare, per cui manca proprio il prodotto e manca la competenza, la presa di posizione da parte di appunto delle case di distribuzione per riuscire a portare i film forti in sala. Comunque in questo momento sicuramente fino alla fine di gennaio non c'è possibilità di immaginare una riapertura, e la riapertura comunque implica anche per noi, per le sale cinematografiche, una costruzione dal punto di vista della promozione di una sensazione di sicurezza e tentare di riportare un pubblico che in questo momento ha perso completamente l'abitudine all'idea di uscire e di andare a vedere un film sul grande schermo. Per cui i danni di questa situazione si vedranno anche molto dopo la riapertura. Non sarà facile recuperare quel senso di abitudine e di sicurezza che avevamo creato prima. E devo dire che comunque noi, come appunto i centri fitness, abbiamo adottato prima della chiusura tutte le misure richieste, per cui investendo proprio su questo. E devo dire che comunque tutti gli spettatori che all'epoca Sì. hanno frequentato le nostre sale si sentivano assolutamente sicuri, per cui effettivamente non c'è
una razionale interpretazione di quelle che sono state le leggi che hanno portato alla chiusura delle nostre realtà. E questo significa a livello regionale. Noi comunque abbiamo fatto rete con tutte le sale della regione, non ci siamo persi d'animo perché abbiamo tentato delle strade nuove, abbiamo tentato appunto di proporre la nostra proposta cinematografica di qualità sulla rete e dal momento in cui abbiamo chiuso, cioè dalla fine dell'ottobre scorso, cioè parlando appunto dall'inizio di novembre fino ad oggi abbiamo strappato circa 1500 biglietti e devo dire che questo comunque non influisce dal punto di vista delle tasche, delle casse proprio, perché c'è chiaramente una percentuale altissima di mancanza di incasso rispetto alla Sì, proposta, al lavoro che abbiamo sempre 10 fatto, ma almeno abbiamo secondi. cercato una nuova via che può essere comunque coltivata, sperimentata anche in futuro. Devo dire che questa è stata un'opportunità, se posso, Sentite, volevo nel momento chiedere 10 così. secondi a testa, veramente, perché sta scadendo il tempo. Cosa chiedete? Magari alla regione direttamente. Ma guarda, io alla Prima regione non volevo. ho. Conclude un momento Baraccetti, 10 secondi, veramente cosa chiede la regione? Se può fare qualcosa, Presidente Fedriga, magari. 10 secondi a testa. Ma semplicemente voglio dire che comunque il cinema in questo momento, grazie a quello che abbiamo fatto prima del lockdown, sono dei posti sicuri, per cui è importantissimo aprirli e sostenerli anche e soprattutto quando sono aperti. Questo voglio dire, non chiusi, perché chiusi vuol dire interrompere tutto il lavoro fatto da anni. Ok, l'ultima parola Bolelli, veramente velocissimo, 10 secondi. Ma Cosa guardi, chiede? noi alla giunta regionale possiamo solamente chiedere di continuare l'impegno che finora ha dimostrato e che è stato comunque tangibile nei nostri confronti. Voglio dire che fino adesso, in termini percentuali, la giunta regionale si è comportata in maniera ineccepibile rispetto a tante altre realtà di carattere nazionale. Certo, non è sufficiente perché gli aiuti che sono stati dati chiaramente sono una goccia nell'acqua. Noi abbiamo decine di migliaia di centri che sono all'orlo proprio della chiusura definitiva perché i costi sono andati Quello è avanti. il La problema. Regione Friuli-Venezia Giulia ha fatto un ottimo lavoro. Chiediamo solo che si impegni continuamente su questo. Quello è il problema, il fatto di non sapere se ci sarà la riapertura poi e quando ci sarà e se riapriranno tutti quanti. Grazie allora a Roberto Bolelli, Comitato Io Vivo di Sport e Friuli Venezia Giulia, e Sabrina Baraccetti, Presidente del Centro Espressioni Cinematografiche. In bocca al lupo. Grazie Bene, con questo abbiamo concluso. Grazie per la vostra cortese e fedele attenzione. Ci vediamo domani con il notiziario, il telegiornale e poi prossima settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, sempre con Screenshot. Arrivederci.